lei. Ciao. Come andiamo? Bene, te come stai? Bene, bene, grazie. Dove siamo qui, Anto? Guarda che monumento, allora, bello! A me sembra di essere in Piazza Duomo a Firenze, poi se giri la telecamera di là che c'è il battistero. Io sono stata battezzata lì. Davvero? Davvero. Questo qui dietro? Più di 40 anni fa. Avevi l'intrallazzi. Come hai fatto a farti battezzare lì? In realtà non ci volevano gli intrallazzi. Ora penso sia più difficile. Senti, io sei nera. Fammi vedere sotto la luce. Sei un po' nera. Sono un po' nera, sono di padre della Sierra Leone, madre fiorentina. E poi ho vissuto fra Firenze e la Sierra Leone in Inghilterra. Un'espressione fiorentina ti viene in mente? Se la mia nonna aveva le ruote sarebbe stata un carretto. Esatto. Qui siamo in via Calzaioli, porta in Piazza della Signoria e verso Palazzo Vecchio, che ci interessa molto. Perché tu sei candidata sindaca per la Sinistra Unita, che riunisce 6 tra partiti e la lista civica Firenze Città Aperta. Che c'hai qui sotto? I capelli? Sì, oggi mi sono messa il turbante, ho un afro lì sotto. Un afro meraviglioso, perché noi ci conosciamo, dei capelli meravigliosi, sì, avvolgenti. Però è un problema anche andare in motorino, mettersi i cappelli o il casco. Il casco. Stiamo andando verso Piazza della Repubblica, che è il centro. Qui c'è stato il primo caduto della resistenza. Subito dopo che Badoglio aveva annunciato la resa, si sono radunati in piazza dei giovani con dei volantini che incitavano alla resistenza. Sono arrivati dei carabinieri, è nato un diverbio e da lì uno di questi carabinieri ha sparato un colpo e ha ucciso Valerio Bartolozzi. Pochi giorni dopo si sono formati proprio i gruppi di resistenza e c'è una brigata formata nel 44 che porta il suo nome. Poi qui abbiamo anche un artista di strada. Abbiamo un artista di strada. Che va, no. Tu da dove vieni? Come lotte, come impegno? Sei nata ora? No, ecco. Io ho vissuto in Inghilterra quando avevo 17 anni, Toxteth. Era un quartiere ghetto, no? Un quartiere povero, quasi tutte persone nere. E una volta lì non potevi che decidere da quale parte stare. I raid della polizia, loro dicevano che venivano a caccia di negri, se si può dire. Nigger hunt. C'era questa tensione forte. Andavamo a intervistare delle persone che erano venute dall'ex colonia, dei Caraibi, dall'Africa. Guarda che roba bella, a proposito di robe artistiche, sì, guarda qua. Ma nonnari, sì, sì, sì. Ci piace, no? A non è sì, che si levano tutti. Si io mandano. Direi di no. Parliamo piano perché c'è un concerto, scusate. Sì. Senti, ti porta a fare una cosa bellina, a toccare il naso del porcellino. Sì, e che cosa significa? Che porta fortuna. Grande Anto. Tra l'altro sindaca. Ecco, sì, sì. Ma sottolineiamo sta roba. Dice la Crusca che si può dire candidata sindaca. Guarda qua. Ah, siamo qui davanti, stiamo per entrare in Piazza della Signoria. Il Davide era stato commissionato a Michelangelo nel 1500 dai poteri forti. Però che cosa ha fatto Michelangelo? Ha voluto fare uno scherzo a questi poteri forti rappresentando un giovane nudo. C'ha la testa più grande rispetto al corpo, la testa e le mani, il lavoro manuale e anche il pensiero. Fra l'altro nel trasportarlo dal Duomo a qui fu preso a sassate anche per quello che simboleggiava, no? In ah, teoria, sì. Sì. Nel salone del 500. Ah. 90 qualche cosa, ho avuto il piacere di vedere il Dalai Lama, e forse non tutti sanno perché si chiama il Salone del 500, non del 500 infatti, perché rappresentavano 500 cittadini che erano stati chiamati a partecipare anche loro al buon governo. Sala delle armi dove abbiamo salutato poco tempo fa il grande partigiano Silvano Sarti, Pillo. Cose meno belle che tu hai vissuto a Firenze. Ti è mai capitato a Firenze di vivere una qualche discriminazione? Mi hanno suonato a casa, apro la porta, mi vedono, mi fanno la signora c'è e io oh, I am ho detto solo no, non c'è, dovuto dire eh sì. Oppure l'altro giorno stavo camminando in campagna verso l'Impruneta, stavo facendo Nordic Walking, no, con le racchette, un gruppo di ciclisti mi supera, un ciclista torna indietro e secondo me per attaccare discorso mi fa: ma te non sei mica quella che viene a fare le pulizie nel mio condominio? Cioè questo prendere delle persone nere come se dovessero esclusivamente essere cameriere o fare altro, poi niente assolutamente contrario, io ho fatto la barista per tanti anni, però è il dare per scontato che noi, esatto, non possiamo fare altro. Spengo la luce, aspetta.
che è bella anche la luce vera. E qui siamo in via dei Georgofili, che è tristemente davvero nota per lo spaventoso attentato che c'è stato nel 1993, dove hanno perso la vita ben 5 persone, 4 della stessa famiglia. L'unica cosa che noi vogliamo ancora sapere è dove sono i mandanti. Si può dire Forza Viola? Certamente si deve dire Forza Viola, anche se possiamo simpatizzare anche per altre squadre, però Forza Viola. A parte la Juve, però. A parte la Juve mai, però Forza Viola, vai. Dove stiamo spuntando da questa parte? Se ci affacciamo da qui riusciamo a vedere il famoso, uno dei ponti rimasti in piedi nella Seconda Guerra Mondiale. Mi piacerebbe chiudere in questa maniera, chiedendoti se hai una frase che ti porti nel taschino. Sì, sleep in peace when day is done, che significa che quando vai a letto ripensa a quello che hai fatto durante la giornata e puoi riposare in pace solo se sai che hai fatto qualche cosa di positivo per te stesso, per gli altri, solo se sai che hai fatto qualche cosa che va nella direzione di costruire con un piccolo mattoncino alla volta qualche cosa di importante. Sleep in peace when day is done.